Io sono colui che sono. È il nome di Dio nell'Antico Testamento. Non riconoscerlo significa vivere nelle tenebre. La parola del Vangelo di oggi invita ciascuno di noi a guardarsi dentro e a permettere alla luce di farsi strada in noi. Il peccato rende le persone incapaci di incontrare Dio. Ma sulla croce Gesù si rivela a se stesso. Dio vuole morire per i nostri peccati. E questo è il suo più grande atto d'amore. Attraverso l'amore che muore in croce si rivela la vita. Ecco la nostra più grande speranza. L'unica cosa che dobbiamo fare per essere salvati è alzare lo sguardo a Cristo che non smette mai di amarci. L'amore ha già fatto tutto per noi. Proprio perché è stato Gesù a morire per noi, non possiamo mai dimenticare che il peccato porta alla morte. Il sacrificio dal Signore non ci risparmia la conversione, quindi è nostra responsabilità l'impegno per vivere nella luce del Vangelo. Cosa sei disposto a fare per amore di Dio? Pensi che il tuo peccato possa portarti qualcosa di buono? Cosa pensi della sofferenza? Come la vivi nella tua vita?